Siena, stadio Artemio Franchi, sedicesima giornata del campionato di Serie A. Anche se la classifica non lo dice, questo è uno scontro salvezza. Lo è per il Siena, lo sarà per il Catania se dovesse perdere. Si butta in mezzo Vagliani, la palla è per lui. Vagliani, arriva Rosina, il tocco per Rosina e poi c'è il gol del Siena. 10 minuti del primo tempo e la Siena è in vantaggio. La palla verso Berghessio, toccata da Pace e poi Pegolo a metterla in calcio d'angolo. Attenzione a Castro, Castro alza il pallonetto ed è Felipe a mettere in calcio d'angolo, a salvare sulla linea. Il taglio centrale di Gomez che ha aperto il gioco per Almirón, palla dentro e poi Gomez, la parata di Pegolo, miracolosa. Buon lavoro di Berghessio che trova proprio Castro, Castro e c'è il pareggio della Catania, 1-1 al quinto minuto. Lodi, limite dell'area, Lodi può darla a Berghessio, 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 Catania in vantaggio, 21 minuti. Attenzione, palla pericolosa, Berghessio! Ed è 3-1! E arriva il fischio finale dei doveri, il Catania trova la prima vittoria esterna della sua stagione.